È un pugno di ghiaccio e il resto sono tutto ghiacciato. Ci sono delle armature che faranno un effetto della Madonna con questa cosa. Pensavo a quella dei Titani che è un petto con tipo la fornace dentro. Vabbè dai. For the memes lo faccio. Continua ad andare a fuoco dentro. Dovresti fare tipo la pubblicità del Malox. Bruciore di stomaco? Prova la stasi. Sollievo immediato. E poi ci vorrebbe tipo un jingle. Contro il bruciore di stomaco, scegli Malox Stasi e ti senti meglio. Perché se lo fai così bene è un movie of the week, quello sicuro. Welcome to the Once More I Said Show. Holy shit, c'è una cutscene. Subito, così, filmato. L'umanità ha subito un colpo devastante. Io, Marte, Titano e Mercurio sono spariti. Spariti, esplosi. Non sappiamo perché. Boom. Connessione ai server. Server ce la potete fare, io credo in voi. Ho sempre creduto in voi. Ok, non sempre, a volte. Spesso, ogni tanto. Wait champ. Connessione ai server di Destiny 2. Allora, smetti di sparire. Connessione ai server di Destiny 2. Io penso che lei ci sia. Ho fatto proprio male. Attenzione. Quanto è orribile nascere dall'oscurità. Varix. Disinnescare mine. Un bel giorno su Europa. Freschino. Però soleggiato. Potenzialmente nuvoloso nel pomeriggio. Con schiarite verso sera. Signori, siamo dentro. Siamo su Europa. Ok, prima missione da soli. In solo flawless. Faccio fatica a capire dove posso scendere e dove non posso scendere. Però me ne accorgo in fretta perché... Esatto. Potevamo metterci dei vestiti un pochino più pesanti. Considerato che venivamo su Europa, però va bene. Diciamo che l'armatura non passa mai di moda. Della chiamata di soccorso di Varys. Ah certo, loro sono vestiti invernali. E io no. Beh, la visibilità non è un granché, però... Diciamo che gli stiletti sono belli grossi. Body shaming. Holy shit, la tempesta, dude. Questa è una gran figata, questa tempesta. Ok. Però bisogna ammirare meno e sparare di più in questo momento. Una sfera di potere, si chiama. Non più di luce. Casato della salvezza. Il brasato della salvezza. Suona bene. Ah, eccola. Signorina. Signorina arrabbiata, molto arrabbiata. Non sono traditore, ma ladro. Con questo nuovo potere plasmeremo il nostro destino. Destino, roll credits. Ahia, quello gli serve, secondo me. Sempre a fingere. Allo? Varix? Yo! L'oscurità è tra noi. Cosa significa? Spettro, non vorrei dire, però... No, in effetti no. Oh, oh. What the fuck is that? Oh, oh. Quello non è critico. Molto bene. Any critici? Oh no. Ciao bolla, è stato bello. Oh, qualcosa si è rotto. Reggimi questo. Bravo. GG. Modifica spettro. Filmato. Connessione ai server di Destiny 2. Porca no, basta raga. Io... E niente, mi sa che l'abbiamo perso. Figa, cazzo, mi fa dare in coda? Varix. Avvicinati e ascolta. Mi avvicino. Parlami. Mi dispiace davvero tanto. Non posso prenderti molto seriamente. Scusa. Ok, lo apprezzo, non posso prenderti molto seriamente in questo momento, però hai una bellissima lingua. Beh, l'importante è essere belli dentro, no? Quello che si dice. 1068. È cominciato. È cominciata quella fase in cui cominciamo a vestirci malissimo. Io ho entrato, cominciavo a sentirmi da solo. Questo è un evento. Mi piacerebbe un sacco provarlo a fare, ma secondo me da solo. Succo fortissimo, bipode si chiama questo. C'è un amico. Tentiamo con l'amico. Tentiamo con l'amico, va bene. Why not? Sono immuni? Ok, questi sono immuni. Buono a sapersi. Evento completato, bravo io. Bravissimo. Schinieri. E io sono come i bambini che si distraggono facilmente. Appena ho visto un evento pubblico mi sono un attimo fiondato a provare a farlo e poi è sparito, quindi... Breve storia triste. Tempesta improvvisa? Allo? Beh, non funziona proprio così.
L'elefante in salotto, hanno tradotto letteralmente The Elephant in the Room. Oh, io amo Varix. Sono arrivato al punto in questa missione che stai facendo. Oh no, Anteater. Weasel, ok, combo. Anteater e Weasel. Siamo tornati. Let's fucking go, dude. Ah, è vero, il viaggiatore. Molto clean. Mi ero dimenticato che fosse fatto così. Neanche in Destiny 1 era così pulito comunque. No, infatti no. Dualità. Il fucile a pompa. A quanto pare. Che bello. La questione diventa se sparare o meno. Non dove mirare. Osiride. Vediamo se stavolta ci butta fuori di nuovo o se riusciamo a finire la missione. Il brasato della salvezza. Cacchio, quello è un ottimo nome per un clan, sai. Il brasato dei lupi. Il brasato dei lupi, che bello. O quello dei diavoli. Ehi! Scusami. Mine laser, ah, c'era una... Ops, ha funzionato a quanto pare. Ok, ha funzionato di nuovo, parte 2. Ah, stiamo andando a trovare Aramis. Che tra l'altro è Aramis, non è Aramis. Pensavo fosse Aramis. Cutscene. Quella cutscene. Esatto. Che non pensavo avremmo guardato. For centuries we've been bound by them. Il brasato dei lupi, ma... Il brasato di servitore, quello. Il brasato della salvezza del servitore. Tutti immune, immagino. Yep. Oh. Lo spettro. Oh. Ah, ti posso liberare però. Credo. Oh, sì, ok, ti ho liberato un po' troppo. Non intendevo liberarti così tanto. Non mi era ancora successo. Premi V. Io avevo la tempesta che mi dava fastidio, cioè... Oh, mi sta spostando. Sì. No, vabbè. Ok, questa è una novità seria. Ecco, qua volare con la storia non è proprio una buona idea. No, ottimo. Luce. Ok, ci risiamo. Noi vogliamo ringraziarti. Voglio ringraziare. Sottoclasse. Ah, ecco la ignota. Best waifu. Beh, che bella Eris così. Piace un sacco. Tu dire che con quel mantello sembra uscito da Dragon. Cioè il mantello, le spalle. Esatto, sembra piccolo. Perfino questi due sono meglio della mia solitudine. Se vuoi vedere Eris senza la maschera. Dalle un bacino. Sei fortunato ad avere il tuo spettro guardiano. Non va assolutamente in questo caso. Non ha capelli. Ti giuro, questa scena è fantastica. Vista dall'esterno. Tutti con la mascherina è molto attuale. Tra l'altro, Ramingo c'ha il naso fuori che. Penso che sia nel personaggio. La indosserebbe così, secondo te, la mascherina chirurgica, Ramingo? Sì. Sì, sì. È uno di quelli che se l'attacca. Se la mette tipo scaldacollo. Ci hai fatto distruggere il giardino nero e poi. È terrificante questa cosa. Questo è senza dubbio un territorio. Quello è Venere. No, Giove. È Giove. Io prima avevo detto Saturno, poi mi sono provato, ma non ha gli anelli. È tipo la Siva, però oscura. E soprattutto si muove. Cioè. Sarebbe bello un pezzo esotico d'armatura così. Bello in vista. Ok. Non so se mi ha fatto male. Chiama l'oscurità in rosso. Mi ha fatto abbastanza male questa cosa, credo. Ok, la super è tipo un assaltatore. Oddio, questo è un grosso... una grossa idra. Se faccio così? Congelato? No! Sì, l'hai congelato per un attimo. Cioè, un boss non lo puoi congelare tanto come un giallo o un rosso. Lo rallenti, essenzialmente. Poi lì, sono partito fortissimo. Ma Eramis ha bloccato il loot? Ma come si permette? Destiny è un looter shooter e tu mi blocchi il loot con la stasi? Come ti permetti? Stronza. Grande Once. I vecchi bavosi come me che ti seguono dai tempi di Duno sperano ancora nelle prove con Kanos e Alexio. Faccina che ride a crepapelle. Vogliamo il video dei raid. Fez.
volevo dire qualcosa, non mi ricordo più. Forse che questo è un gioco da merda.